Amici di Fight, buonasera, ci siamo, è il weekend di Marvin Vettori. Domani sera infatti ci sarà la UFC Fight Night che vedrà nel main event Marvin Vettori impegnato contro Kevin Holland, che è subentrato a Darren Till che ha subito la frattura della clavicola. Questo sarà un evento che si terrà per l'appunto domani in un orario a noi favorevole, in quanto la main card inizierà alle ore 21, visibile su DAZN. Si terrà alla UFC Apex di Las Vegas, Nevada, ed è una card che è veramente molto ma molto interessante. È una card che vedrà già nella preliminary dei match veramente intriganti, dei matchup veramente intriganti, come detto dal nostro Michael Lelli nel corso dell'ultima puntata di The Real Fight Talk Show. Ci sarà un match interessante tra William Knight e Da Unjung. Ci sarà anche il ritorno del peso massimo Jorgan De Castro impegnato contro Jaris Danio, ma io mi soffermerei in particolare su due match. Uno riguarda la categoria dei pesi gallo maschili e vedrà per l'appunto l'ex campione Cage Warriors Jack Shore sfidare Hunter Azur in un match che per il fighter gallese sicuramente ci dirà, servirà molto a lui ma anche ai vari addetti ai lavori a capire dove potrà arrivare. Jack Shore è, come ho detto, l'ex campione di categoria pesi gallo della Cage Warriors, che è stata una vera fucina di talenti per la UFC. È approdato nel settembre 2019 nella promotion di Dana White e finora ha combattuto due volte, vincendo in entrambi i casi sempre tramite submission e sempre tramite rear neck choke, quindi si può definire un marchio di fabbrica o la specialità della casa per il carro armato gallese. È un fighter che per l'appunto fortissimo in fase di submission, ha anche un buon wrestling, gli piace portare a terra l'avversario soprattutto partendo da una fase di clinch, ha un ground and pound devastante fatto di colpi di gomito e il match contro Hunter Azur servirà a definire quelle che sono le ambizioni, le velleità di Shore, che non dimentichiamoci ha un record di 13 vittorie a fronte di 0 sconfitte ed ha appena 26 anni, quindi ancora grandi margini per migliorare. L'avversario appunto ha invece un record di 9 vittorie su 10 a 29 anni, quindi parliamo in realtà di un match tra due fighter comunque giovani. Azur in UFC ha un record di 2 vittorie a fronte di una sola sconfitta patita nel maggio 2020 contro Brian Kelleher per KO, e secondo il mio modesto parere parte sfavorito in questo match che vedrà la vittoria di Jack Shore, e sarà una vittoria molto importante per lui qualora dovesse avvenire, perché potrebbero aprirsi degli spiragli, dei scenari comunque interessanti in una categoria che è comunque iper competitiva. L'altro match che invece voglio segnalarvi è nei pesi mosca femminili, quindi parliamo della categoria delle 125 libbre, quella che per intenderci vedrà lo scontro tra Valentina Shevchenko e Jessica Andrade a UFC 261. Il match invece che si terrà questo weekend vedrà il debutto in UFC di Erin Blanchfield, che ha un record di 6 vittorie a fronte di una sola sconfitta, contro Norma Dumont, record di 5-1. Con tutto il rispetto per la Dumont, ci attendiamo grandi cose dalla Blanchfield, che non dimentichiamoci è una classe 99. Ha iniziato la sua carriera da professionista non ancora diciottenne e di lei si parla un gran bene, quindi occhi puntati su Erin Blanchfield. Parliamo invece adesso della main card. La main card è anche in questo caso, così come per la preliminary, una parte di evento anch'essa interessante. Anche in questo caso ci sono molti spunti di cui andare a parlare. Match interessante è quello che vedrà Mike Perry contro Daniel D. Rod Rodriguez. Rodriguez ha un record di 13-2, in UFC il suo record è stato tra virgolette sporcato con la prima sconfitta pervenuta nel novembre del 2020 contro Nicholas Dalby
per decisione unanime, ed è una sconfitta che ha interrotto una striscia consecutiva di 3 vittorie contro Team Mince, Gabriel Green e Dwight Grant. Il primo fighter che abbiamo nominato, Team Mince, è anche l'ultimo fighter ad aver combattuto contro Mike Perry. Un Mike Perry che in quell'occasione, parliamo di UFC 255, si è presentato in condizioni decisamente rivedibili, ha mancato il peso, si è presentato con la fidanzata all'angolo, quindi come unico, tra virgolette, coach, ed è stato sconfitto in maniera netta da un Team Miss che ha vinto con merito contro Platinum Mike Perry, che seppur abbia solo 29 anni è chiamato comunque a una prestazione sicuramente migliore rispetto all'ultima, perché si può anche perdere, ma il come ha perso lascia molto a desiderare. Parliamo di un atleta che comunque ha fatto vedere di avere delle ottime capacità, però è chiamato a invertire un trend negativo che lo ha visto comunque sconfitto in 3 occasioni su 5, quindi parliamo degli ultimi 5 match. E anche in questo match, a mio parere, rischia veramente molto, perché Rodriguez è un fighter molto pericoloso. Andiamo ad analizzare invece il rientro nell'ottagono della consorte di Amanda Nunes, quindi parliamo di Nina Ansaroff, che rientra nell'ottagono dopo la gravidanza. L'ultimo match della Ansaroff risale a giugno 2019, quando in quel di UFC 238 venne sconfitta per decisione unanime da Tatiana Suarez, che interruppe così una striscia vincente di 4 vittorie consecutive. Avversaria della Ansaroff sarà l'ex iridata nel Brazilian Jiu-Jitsu Mackenzie Dern, che ha un record di 10 vittorie a fronte di una sola sconfitta. Viene da 3 vittorie consecutive, l'ultima delle quali contro Virna Jandiroba per decisione unanime, ed è stato un match molto interessante perché ha fatto vedere dei miglioramenti nella fase di striking da parte della Dern. Non dimentichiamoci che unire comunque un buono striking a un Brazilian Jiu-Jitsu sicuramente d'élite può far aumentare le chance alla Dern di poter avanzare comunque in classifica e di avere anche ambizioni titolate. In più la carta d'identità, l'anagrafe, è a suo favore, perché è una classe 1993, quindi 28 anni, ancora ampi margini di miglioramento. Occhi puntati poi sul co-main event. Il co-main event è per la categoria dei pesi leggeri, anzi, pardon, dei pesi piuma, e vedrà Sodiq Yusuf, super fighter nigeriano, che andrà a sfidare Arnold Allen. E questo è un match molto interessante, che andrà a mettere contro il fighter numero 10 e numero 11 della divisione 145 libbre. È un match veramente interessante, un crocevia per entrambi, perché comunque parliamo di fighter che sono entrambi in striscia vincente. È veramente clamorosa quella di Allen, che viene da 9 vittorie consecutive, l'ultima delle quali contro Nick Lentz, che è datata a gennaio 2020. Una 10ª vittoria potrebbe andare ad acclarare, a evidenziare ulteriormente le possibilità di Allen di richiedere un fighter magari anche della top 5. Però attenzione a Sodiq Yusuf, che in UFC sta facendo vedere grandi cose. È un fighter con il vizio del KO, a testimonianza delle 6 vittorie per finalizzazione legate appunto al KO. Parliamo di un fighter che viene da 4 vittorie su 4 in UFC, l'ultima delle quali nel gennaio 2020 contro Andre Fili per decisione unanime. Però attenzione, perché come evidenziato in UFC ha vinto anche 2 match per TKO, quindi il KO potrebbe essere dietro l'angolo in una di quelle classiche sfide che possono mettere di fronte due atleti con grande ambizione. Arriviamo ora a quello che è il momento che
tutti gli italiani aspettano, perché in un momento di grande crescita, comunque per il movimento delle MMA in Italia, il nostro portabandiera Marvin Vettori arriva alla grande chance. Marvin Vettori infatti sarà co-main eventer nella Fight Night di domani sera, combatterà contro Kevin Holland in quello che potrebbe essere un match decisivo per la carriera di The Italian Dream. Marvin Vettori viene infatti da 4 vittorie consecutive, e sono 4 vittorie che hanno messo comunque in evidenza una continua evoluzione del fighter, da sempre comunque bollato più come un fighter forte in fase di grappling ma carente nello striking, carente nel cardio. Il ritorno di Marvin Vettori dopo lo stop dovuto alla positività da doping ha evidenziato per appunto un Vettori migliorato molto nella fase di striking. Questo lo abbiamo visto anche nell'ultimo match contro Hermanson, dove un diretto sinistro di Vettori ha mandato knockdown Hermanson alla prima ripresa, in un match che poi Vettori ha condotto per 5 round con sufficiente lucidità, un match che comunque ha vinto per decisione unanime, un match vinto meritatamente che ha acclarato comunque lo stato di forma, lo stato di crescita di Vettori, che comunque ha fatto vedere grandi cose sia contro Hermanson che contro gli altri 3 avversari sconfitti. Nel caso di Hermanson parliamo comunque di un fighter che è all'interno della top 10, parliamo di un fighter che comunque è stato affrontato in short notice nel dicembre del 2020 e quindi ora Vettori ha una grande opportunità. L'opportunità inizialmente era contro Darren Till, in quello che si poteva definire una settimana di semifinali di title eliminator, perché domani combatterà Vettori contro Holland, la settimana successiva ci sarà il match tra Whittaker e Gastelum, e anche qui c'è stata un'esclusione perché inizialmente Whittaker avrebbe dovuto combattere contro Paolo Costa. Cosa però è accaduto? È accaduto che Till ha accusato la frattura della clavicola e che quindi Kevin Holland ha accettato in short notice di affrontare il nostro atleta italiano. Kevin Holland viene da un 2020 sublime, coronato da 5 vittorie consecutive in altrettanti incontri, l'ultima contro Ronaldo Sousa partendo da una bottom position, quindi comunque da terra è riuscito a mandare KO Sousa, che a terra sicuramente non è uno sprovveduto. Nel marzo scorso, quindi parliamo di 3 settimane fa, Holland ha subito una brusca frenata contro Derek Brunson, che ha battuto Trailblazer per decisione unanime, andando a far deragliare l'ennesimo treno dopo aver battuto Shabazian. Che match attendersi? È un match che comunque può nascondere delle insidie, perché accettare un incontro in short notice non è uno svantaggio solo per chi accetta di combattere con poco preavviso, bensì è anche uno svantaggio per chi ha preparato un camp contro un avversario per poi ritrovarsene un altro, e in questo caso parliamo anche di un fighter, Holland, che ha caratteristiche diametralmente opposte rispetto a Darren Till. È un match che Vettori sicuramente parte con i favori dei pronostici, è favorito, ed è un match che ci dirà in maniera definitiva se Vettori è pronto per andare al rematch contro Adesanya. Adesanya che è anche l'ultimo ad aver sconfitto Vettori, però parliamo del 2018, sono passati 3 anni. In questi 3 anni Adesanya ha fatto grandi passi da gigante, ha sconfitto grandi nomi, da Gastelum a Whittaker, passando per Romero e Paolo Costa, quindi la sua posizione di campione dei pesi medi è cementata, e sicuramente parliamo di un titolo che The Last Hellbender detiene con merito. Vettori da quel 2018 è cambiato molto, ha avuto una grande evoluzione, come abbiamo detto è migliorato nello striking, è migliorato nel cardio, e questo match contro Holland andrà a sancire definitivamente se è pronto ad andare a tentare l'ultimo passo verso la cima, verso l'Olimpo, dove in questo momento siede, regna e soverchia quel Israel Adesanya che attualmente sembra essere imbattibile. Diciamo sembra, perché comunque Vettori in quel match del 2018 mise in grande difficoltà Adesanya. Ricordiamoci che parliamo di una vittoria per split decision che mai
è stata digerita dall'atleta di mezzo corona. Molti addetti ai lavori hanno dichiarato che quel match ha avuto un esito controverso, però ora Vettori con una vittoria contro Holland potrebbe scrivere la storia, cercare la rivincita contro Adesanya e, perché no, andare a diventare il primo campione UFC italiano appunto nella storia del nostro paese. Quindi ci apprestiamo a vivere una fight night interessante, una fight night che andremo a vivere con pathos, perché comunque andremo a vedere un nostro atleta combattere per la seconda volta consecutiva, per quanto gli riguarda, nel main event, in un main event comunque targato UFC. Il mio pronostico, come detto, vede vincitore Vettori, però i pronostici stanno sempre a zero, perché quando si chiude la porta della gabbia ovviamente saranno i fatti a parlare. Mirko Orlato vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima puntata di The Real Fight Talk Show. Mi raccomando, guardia alta e ricordatevi come sempre che we are the Shield of Wrestling. Ciao!